Sono Franco Cappellino, sindaco di Brusasco, ringrazio per l'invito a questa manifestazione, una delle tante manifestazioni che si stanno muovendo in questo territorio, che è bellissimo, è tutto da scoprire, ci sono luoghi meravigliosi come questa foresta che abbiamo il piacere di avere qui nella zona, una collaborazione col Parco del Po che spero che porti a sviluppi specialmente per il prossimo anno. Quest'anno è un po' una novità a cui sono stato invitato, questa manifestazione degli arcieri, ma abbiamo già approfondito l'argomento. Il prossimo anno spero, in collaborazione col Comune e con la stessa Proloco, con le associazioni locali, di poter sviluppare qualcosa di più concreto anche a livello di conoscenza di questo tipo di sport molto bello che abbiamo nel sangue già da piccoli, e spero proprio qui nel Borgo dell'Uovo, che è un borgo medievale bellissimo, tutto da valorizzare, riusciamo ad ospitare un mercatino, una manifestazione più ampia che coinvolga anche la popolazione. Siamo qui a fare una gara regionale di tiro con l'arco in questo splendido posto del castello di Brusasco. È una prima volta per la nostra federazione, per la nostra specialità di tiro con l'arco, che si svolge soprattutto nei boschi e che simula un'attività venatoria. Raccoglie, come si può vedere, tantissima gente. Ci sono oggi quasi 140 arcieri partecipanti, con varie tipologie di arco, da quello più antico, l'arco storico, che ricorda come l'uomo cacciava tanti secoli fa, con archi totalmente in legno, frecce totalmente in legno, con punte spesso fatte a mano, fino alla massima evoluzione della tecnologia, con gli archi compound realizzati in alluminio e carbonio, con frecce in carbonio in grado di colpire a grandissima distanza con la massima precisione. E questo è il popolo dei boschi che affronta una tipologia di gara che per certi versi ricorda una battuta di caccia, con animali di varie dimensioni posti in un contesto naturalistico a varie distanze. È uno sport che si addice a tutti, grandi e piccini, persone di una certa età, uomini e donne. Non c'è nessuna categoria che in questo caso viene esclusa dalla nostra attività. È un'attività anche che si presta a mettere insieme grandi e piccini, genitori e figli, e permette a loro di gareggiare insieme nello stesso contesto, davanti agli stessi bersagli. Ci permette inoltre di scoprire posti che sarebbero lontani o a volte anche alieni dal nostro vivere quotidiano, di ritrovare il contatto con la natura, con il nostro più intimo bisogno di esprimerci all'aria aperta.